Pochi posti riescono in un colpo solo ad essere un fantastico posto di vacanza adatto alle famiglie con i bambini e allo stesso tempo un luogo per eventi. Il Lido, come viene chiamato familiarmente dagli abitué, è un comune a parte, una vera isola formata da una stretta lingua di terra che separa la parte centrale della Laguna Veneta al mare Adriatico. Dura quando si agita la folla, fuori dalla vostra non tabacco nella ciolla, sono un posto preso se la rolla senza coppa, ma con la sedino con la zona del tipo pizza, e mettilo come domani perché non ti credo. Oh 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 oh, sto correndo forte ma il tempo di più sembra di più. Importante per tutte le spiagge del Veneto perché promuoviamo il territorio, quindi le nostre spiagge, a livello non solo locale, nazionale, ma anche internazionale. Guarda, forse siamo gli ultimi a essere inseriti nel tuo panorama, però questo contesto, però forse da altre è parti unico. È unico e fantastico, infatti diciamo che premevo parecchio dietro per avere questa fantastica piscina e finalmente l'anno scorso ce l'abbiamo fatta con la prima edizione e quest'anno devo dire che è un gran successo. Siamo pronti per partire, perché qua siamo onorati anche noi di averti qua, quindi grazie di essere venuti anche quest'anno e speriamo di crescere ogni anno, come abbiamo detto, e vedrai che quest'anno avrai soddisfazioni dal Lido come hai avuto l'anno scorso. Io ho sempre grandi soddisfazioni da tutti voi che mi sostenete assieme al Comune di Venezia, Città in Festa. Ma qui con te c'è anche il consigliere comunale delegato alle isole, che è Alessandro Scarpa Marta. Prego Alessandro, sei qui sul palco. Alessandro, vedi la curva a sud che li hai portati? Io so che sei un grande appassionato di questa piscina. Sì, infatti sì, volevo dare il benvenuto a questo meraviglioso pubblico di Venezia del Lido. Quindi un grazie per la vostra presenza, siamo fortunati veramente a vivere, ad abitare, a frequentare questi posti meravigliosi che sono il Lido di Venezia, le altre isole della Laguna, dalla Laguna Nord, Murano, Sant'Erasmo, Le Vignole, fino a Pellestrina. Abbiamo un patrimonio che è il nostro territorio, quindi un grazie a tutti per la vostra presenza, un caloroso ringraziamento va anche agli assessori presenti, ai consiglieri comunali, alla municipalità. È un meraviglioso contesto, come diceva prima il presidente, una piscina voluta dal Comune di Venezia. Siamo fortunati veramente ad avere questa magnifica cornice. Quindi un in bocca al lupo alle modelle e un grazie a questo meraviglioso pubblico. Lido di Venezia, capitale del divertimento. Buona serata! E allora vedrai Alessandro, Lido di Venezia non sarà solo la capitale del divertimento, ma è anche capitale di cultura, di spiaggia, di giochi, di sport, di turismo sostenibile. E ci vediamo subito dopo con le Miss. Grazie a Pierluigi Padoan e ad Alessandro Scarpa Marta. Che perdi lo sbravito sulla sabbia, il sasso sulla pelle, un poco sulle labbra. E ancora pensandoci, ti va diretta, ti sei la mia Miss. Miss Venice Beach 2024, 14ª edizione, 5ª tappa, Lido di Venezia. Presenta Elisa Bagordo. Eccoci, ci siamo
già conosciuti prima ed ora conoscete anche il nostro corpo di ballo con Brian Bergamì, il cantante che ha vinto nella passata edizione il talent show di Miss Venice Beach per i cantanti in collaborazione con Radio Wow. Queste sono le nostre ragazze, le Miss in carica, che conosceremo anche più tardi durante gli altri balletti, gli spettacoli, durante soprattutto le premiazioni. Un applauso. Rossella, Silvia, Anna, Elisa, Lorenza, Laura, che è la nostra ballerina di punta assieme a Camilla, c'ha qualche annetto in più rispetto alle altre, non è di quest'anno, ma vabbè, Laura, sei sempre nei nostri cuori. E Beatrice, brave ragazze! Bene, andate a prepararvi perché voglio iniziare subito, Brian. Vuoi restare con me nel palco? Ma perché Brian ormai è diventato la mia spalla in queste serate. Io mi diverto. Cosa ci canti dopo? Le risposte che hai. Le risposte? Io ho sempre hai risposte. Delle risposte. Questa è una canzone adatta a me. Sì? Perché io ho sempre risposte. Dopo mi dici allora. Non taccio mai. Ci vediamo dopo. Ciao Brian. Allora, recuperate un gelato anche per me perché ripresentiamo la giuria, i criteri di voto e andiamo subito a conoscere le concorrenti in gara questa sera. Allora, io ringrazierei innanzitutto Salmasi, Micaela, Venezia e il suo Lido, ben arrivata. Antonella Stefani, CDA Venezia Spiagge, ben arrivata. Barbara Pitteri, presidente della Proloco Lido e Pellestrina, benvenuta. Sara Giurin, la nostra coreografa del concorso di Miss Venice Beach ormai da 10 edizioni. Per Consorzio Sigillo Italiano il direttore Giuliano Marchesin e per Motor Class con la bellissima auto che mi vede sprecciare per tutte le spiagge del Veneto, gialla limone, la All Street A3, Roberto Bravin di Motor Class, concessionario per Venezia e provincia. Allora giurati, voi avete tre criteri questa sera per votare le ragazze e per farle arrivare in finale. Il primo è quello del primo impatto, ovvero come le conosciamo qui subito con il body di gara ufficiale di Cosenza. Successivamente diventeranno delle modelle in passerella, quindi sfileranno come delle mannequin, e successivamente, diciamo, si presenteranno con il loro asso nella manica, ovvero con il loro talento. Siete pronti? Voti dall'1 al 10. Pubblico, ci siete? Sì! Fatevi sentire! Bene, andiamo prima a ringraziare tutti i nostri partner, ad iniziare dal Comune di Venezia con Città in Festa, il patrocinio della Regione del Veneto, Venezia Spiagge, la Blue Pool, A1 Sport & Spa, Audi Motor Class, Cosenza, Murina Murano, PGK Kart, My Sun, Ethical Beauty, Gioielli Leonardo, le borse BGHY Venezia, Lagoon Sunglasses, Hairstylist Erika Parrucchieri e la Fornasotta che ha realizzato lo scettro delle nostre Miss. Il Consorzio Sigillo Italiano per i partner del food, Panpiuma Proteine, i Pescaori, Latteria Soligo, Olio Regoro e Acqua Salsa, il ristorante qui accanto assieme a Drop che vi hanno tenuto compagnia questa sera con l'aperitivo. I media partner, il Gazzettino, siamo in diretta sul Gazzettino, quindi salutiamo tutto il pubblico che ci guarda comodamente seduto da casa, Radio Wow, 7 Gold, GDPR Team, Best Magazine e You Style. Ma allora, visto che ci siamo, prima di farvi conoscere le nostre concorrenti, l'avete vista prima sul palco, era vestita di nero, adesso invece è proprio lei, la Miss Venice Beach in carica 2023, Lorenza Busillo! Buonasera a tutti. Alla quinta tappa, oggi sei più splendente del sole, gialla come il sole delle nostre spiagge. Il consiglio, ormai l'abbiamo sempre richiesto, per le nostre concorrenti di questa sera. Un po' come dico sempre, essere se stesse, divertirsi e perché no, tirare fuori anche la grinta e per raggiungere magari un obiettivo, un sogno. Beh, è importante anche quello. Importante. Questa sera hai sfilato con i gioielli di Leonardo Gioielli e poi hai presentato la nuova corona che
cadrà sulla testa della nuova Miss Venice Beach 2024, realizzata in perle di vetro e cristalli di vetro da Murina Murano Venezia, e lo scettro realizzato da Gabriele Urban, anche questo in vetro e foglia oro, Gabriele Urban della Fornasocca. Quindi grazie, custodiscili con cura, perché saranno il premio per la nuova Miss Venice Beach 2024. Buona continuazione, grazie a te. Allora, pubblico, applauso, perché dobbiamo rompere il ghiaccio per la prima concorrente, la numero 1, Emily Finna. Vieni Emily, 19 anni, 1,65 m, di Campo San Piero, e di lei ci dice che è una volontaria della Città della Speranza. Dina, 16 anni, 1,65 m, di Treviso, ama fare i tornei di rugby. Udorovic, 18 anni, 1,67 m, di Mestre, ama cucinare i dolci con i suoi nipoti. Barison, 15 anni, 1,70 m, di Padova. Vieni Sofia, gli piace guardare le persone e scoprirle dallo sguardo. Numero 5, Carlotta Degna, 16 anni, 1,70 m, di Campo Nogara, e la sua particolarità è che le piace mangiare. Camilla Pivetta, 21 anni, 1,72 m, di San Donà. Il suo sogno da piccola era essere una giornalista sportiva e di calcio. Cecilia Sartor, 23 anni, 1,72 m, di Feltre, la sua passione più grande è la musica.
Alessia Alberti, 25 anni, 1,72 m, veneziana, vorrei creare un mio brand di costumi da bagno. Vai Alessia! Numero 9, Deborah Arrigo, 21 anni, 1,74 m, arriva da Thiene, ama nuotare e specialmente al tramonto. Numero 10, Elisabetta Rossi, 17 anni, 1,76 m, di Padova, di lei ci dice che il suo punto forte è il sorriso. Da Campo San Piero e di lei ci dice che ama uscire dalla sua comfort zone e poi scopriremo perché. Vai Daria! Numero 12, Anna Niero, 18 anni, 1,70 m, di Dolo, e lei pratica la ginnastica artistica da quando ha 3 anni. Giurati, tocca di nuovo a voi. Eh sì, perché le nostre modelle sono pronte per la seconda votazione, ovvero quella del portamento. Tutte le nostre ragazze diventeranno delle modelle sul palcoscenico, ma non solo, perché con gli accessori che sfileranno diventeranno anche delle fotomodelle. Quindi inizialmente usciranno con i capi Focenza, un articolo dedicato alla creatività e al design 100% made in Italy, un abbigliamento intimo, moda mare e leisure time coloratissimo, la cui particolarità è proprio quella di essere 100% italiano. Successivamente usciranno con i gioielli di Murrina Murano, un punto di riferimento per la cultura e l'eccellenza del vetro di Murano, e nella seconda uscita, perché ci saranno due uscite ben distinte, indosseranno le borse di BGHY Venezia, borse realizzate dai maestri vetrai della, dai maestri artigiani della Riviera del Brenta, con materiali e pellami, anche questi interamente made in Italy. Se non l'avete capito, Miss Venice Beach promuove il made in Italy, ma soprattutto il made in Veneto. Ma dulcis in fundo,
sfoggeranno anche gli occhiali di Lagoon Glass, creati dalle due talentuosissime ragazze Siria e Sara, veneziane doc, e potete trovarli nel negozio che si trova proprio in centro, in Piazza San Marco. Questa sera sfileranno la nuova collezione di occhiali artigianali realizzati a mano con la retina naturale dai maestri del calore, ispirandosi proprio ai colori e alla preziosità ed eleganza del vetro. Signori e signori, siete pronti? Applauso per le nostre concorrenti e giurati, mi raccomando, voti dall'1 al 10. Portamento e posa fotografica.
E adesso di nuovo dalla numero uno con i gioielli La Cuna Classics. We'll be right back.
vestiti e hanno sfilato in questa passerella, diciamo, accompagnate da questa brezza marina, ma io vorrei presentarvi anche Siria e Sara, le ideatrici di questa nuova stile di occhiali Lagoon Glasses. Ragazzi, volete fare una passerella veloce? Vai con la musica! Bocca al lupo, e se volete vedere i loro occhiali, insomma, li trovate nel centro di Piazza San Marco a Venezia. Ma c'è un'altra grande donna dietro le quinte che prima di finire voglio presentarvi, ed è Erika, che ha preparato tutte le concorrenti. Vieni su, Erika, del Salone Erika, i parrucchieri proprio qui del Lido di Venezia. Complimenti, va bellissima anche tu con questa catenina e gli occhiali, ti hanno brandizzata? Erika, vuoi fare la sfilata? No, va bene, un applauso a Erika, grazie! E io invece chiedo al nostro DJ di mettere la sigla per presentare le nostre miss che ci hanno tenuto compagnia oggi, che sono andate in spiaggia, che hanno coinvolto tantissime ragazze in questa serata e con noi, insomma, sono le madrine di tutte le tappe di Miss Venice Beach. Miss Venice Beach 2023, Lorenza Busillo! Silvia Zecchin, Miss Coraia. Oltre ad essere le madrine del nuovo tour di Miss Venice Beach, hanno intrapreso varie carriere, insomma, hanno lavorato, hanno fatto le hostess, hanno fatto i cataloghi, ballato, insomma, un po' di tutto. Brave ragazze, complimenti. Adesso, se ce la facciamo, andiamo a prendere i regali, perché è arrivato il momento di premiare le 5 concorrenti che passeranno il turno per questa sera. Giurati, l'uscita del talento non riusciamo purtroppo a farla questa sera, ma è giusto che le ragazze vengano premiate sul palco e abbiano il loro momento importante. Voglio ringraziare di nuovo tutti i nostri partner, il Comune di Venezia, Città in Festa, il patrocino della Regione Veneto, Venezia Spiagge, Blue Pool, Eiwa Sport & Spa, Audi Motor Class, Focenza, Murina Murano Venezia, PCK Cat, My Sun, Ethical Beauty, Gioielli Leonardo, Borse BJHY, Lagoon Sunglasses, l'Hair Stylist Erika Parrucchiera, La Fornasotta, per il food, Consorzio Sigillo Italiano, Panpiuma Proteine, I Pescaoli, Latteria Soligo, Olio Redoro, Drop e Acqua Salsa,
per i nostri media partner Il Gazzettino, Radio Wow, 7 Gol, GD Ferro Team, Best Magazine e YouStyle. Facciamo salire sul palco tutte le nostre concorrenti e siamo pronti per decretare le 5 Miss che passano il turno. Giuliano Marchesina, Sara Giurin per le coreografie, Roberto Bravin per Motor Class, Salmasi Michela Venezia e il suo Lido, Antonella Stefani CDA Venezia Spiagge, Barbara Pitteri, presidente Proloco Lido di Venezia. Vorrei, scusate, ecco, ho visto anche prima c'era Fabrizio Doria, dov'è? Eccolo qua, il direttore operativo di Vela SPA. C'è ancora, vieni Fabrizio, eccolo qua, dobbiamo ringraziare anche Vela e Città in Festa per essere qui questa sera. Volevo far salutare la municipalità, venite signore belle, che siete belle davanti, davanti, venite qui, non fatevi spavento. Stefania, eccoti qua, Fabrizio, vieni. Insomma, quarto anno che siamo qui al Lido, cerchiamo di fare il numero 2, regia, grazie. Noi cerchiamo sempre di fare del... No, grazie anche perché questo è coerente con il progetto di rilancio di tutto il Lido che l'amministrazione comunale sta facendo stasera qui al Blue Moon, alla piscina, e complimenti a tutti e buona serata a tutti. Grazie. Allora, ospiti della Blue Pool, parliamo insomma con Venezia Spiagge per il CDA, Barbara e Antonella Stefani, eccola qua Antonella. Ecco, sono lieta che questo evento si sia svolto qua, siamo contenti di avervi ospitato e speriamo di continuare sempre nei prossimi anni, insomma Venezia Spiagge vi ospita e sarà sempre migliore questa organizzazione e questa festa. Grazie. Bene, grazie a tutti i presenti. Siamo ospiti del Lido, quindi mi piacerebbe insomma avere due parole anche della presidente della Proloco, prego. Eccola qua, Barbara, buonasera a tutti, grazie per averci invitato come giuria e complimenti alle ragazze che oltre ad essere belle hanno anche dei bei progetti, quindi sì, anche questo la parte mi poi fa più piacere. Bella era quella anche dei talenti, perché noi da 14 anni presentiamo tutte le ragazze sul palco con un loro talento, c'era chi ballava, chi cantava, chi recitava. In questa occasione, visto il tempo un po' difficile, abbiamo dovuto saltare questa uscita, ma comunque tra di loro ci sono tanti bei sogni e tante brave ragazze che hanno voglia di crescere e continuare. Perfetto. Grazie di averci invitato. Grazie ragazze, esatto. E poi c'è anche Venezia e il suo Lido con Salmasi Michela, ben arrivata. Grazie, davvero, complimenti a tutti, una serata bellissima, complimenti tantissimo alle ragazze coraggiose, belle e sfigate. Grazie. Allora, siamo pronti, io ho ricevuto il file qua con le votazioni, allora aspettate che vado in cerca, tanto perché ho sempre questi foglietti volanti e con il vento è sempre un po' difficile. Quindi, 5 le fasce che andranno in finale, iniziamo con Miss Maisan, vieni Beatrice, premia, facciamo premiare la presidente della Proloco, prego, eccola qua. Allora, con... Eccoci qua, con... 90. Sì, col microfono. 90. Punti, la numero... 12. Anna Piero! Miss Fiji, Miss Maisan, Lido di Venezia, la numero 12, Anna Miero. Vai Anna!
con la quarta posizione, quarta classificata Miss PGK. Viene a premiare Elisa, facciamo premiare a Fabrizio, vieni Fabrizio. Allora andiamo a vedere la quarta, che è la numero. Aspetti, prima quanti voti? Allora, 91 voti. No, c'è un errore qua. Aspetta un attimo. Emma, abbiamo invertito la quarta con la quinta. Fantastico. Ci fa molto piacere, vabbè, faremo. Lo ridiciamo perché questa ne ha 91, quell'altra ne aveva 90, quindi questa va divertita con la quarta. Ah no, è giusto, scusate, sono io che do i numeri questa sera. E quindi, con 91 voti, la numero 10, Elisabetta Rossi! Elisabetta, Miss PGK, quarta classificata, Lido di Venezia, Elisabetta Rossi. Con la terza classificata Miss Cosenza, vieni Silvia, facciamo premiare la nostra coreografa Sara Giurin, vieni Sara. Allora mettiamoci qui con 95 punti, la numero 8, Alessia Alberti. La numero 4.
vince la corona, la fascia di prima classificata Miss Leonardo Gioielli, lo scrigno delle carni di Consorzio Sicilia Italiani, il gioiello di Leonardo, l'outfit Focenza, i prodotti di Ethical Beauty, i solari, My Sun, uno shooting fotografico con You Style. Che altro dire? In bocca al lupo, ragazze! Io vi do appuntamento ogni domenica alle 13.30 su 7 Gold. Ci